Cosa stai mangiando? Pane e marmellata. Com'è? Buono. Qual è il tuo cibo preferito? Il pane con la marmellata. Buono. Senti, che cosa hai imparato da questa giornata? Che bisogna fare una buona colazione e bisogna rispettare l'ambiente. Cosa stai mangiando? Pane e olio e lo yogurt alla fragola. Di solito che mangi per colazione? Per colazione mangio latte o yogurt e poi o biscotti o pane con la marmellata. Senti, com'è questo pane? Buono, perché ci sono molte marmellate che mi piacciono un sacco. Di questa colazione, com'è stata? Buona. Rinforza la nostra salute e i nostri muscoli, ci fa essere più attivi durante il giorno. La Toscana si ritrova intorno all'educazione alimentare, quanto è importante? Educazione alimentare, educazione ambientale, educazione all'attività fisica. Infatti il progetto si chiama Tripla, quindi abbiamo messo insieme i tre aspetti fondamentali per una crescita sana, armoniosa, sotto il profilo fisiologico e psicologico. Noi cominciamo il percorso ad ottobre, circa l'inizio della scuola. L'equipe di specialisti, biologi, nutrizionisti, dietisti si recano in ogni istituto e fanno un corso di formazione agli insegnanti, ai genitori e ai bambini. Lasciamo due manuali, uno tecnico-scientifico per gli insegnanti e un altro ludico-didattico fatto di schede giocose per la didattica che gli insegnanti svilupperanno durante l'anno scolastico. Non solo l'educazione alimentare, ma anche la conoscenza dei prodotti del territorio, delle tradizioni del territorio, degli antichi giochi del territorio, non solo, quindi anche un salto nella tradizione di questa città e di questo paese. Ed è una soddisfazione avere tutta la Toscana qui e anche una lettera del viceministro che ha salutato con grande favore questa iniziativa, che è merito in gran parte della dottoressa Prosperi, che insieme all'associazione Omnia da ormai 6 anni permette a questa città di essere teatro di iniziative come questa. Voglio sempre una buona colazione, chiaro?